Siamo in diretta? Benvenuti amici, bentornati in questo nuovissimo video. Appena tornati freschi freschi dall'Italia, ancora un po' raffreddati, troviamo nel Parco Nazionale del Teide, dopo il merendero di Cio. Stavolta siamo un po' più avanti, proseguendo la strada. Siamo circa a 1900 metri, precisamente dovrebbe essere 1914. Oggi vi portiamo alla montagna Samara. Dovrebbe essere questa qui alla mia destra. Sentiero tutto segnalato, questo è il sentiero numero 13 del Parco Nazionale del Teide, ce ne sono moltissimi altri. Chiamarsi montagna diciamo che è errato, perché in teoria sono tutti vulcani, queste piccole montagnette sono tutti vulcani spenti, l'unico attivo ovviamente è il Teide, montagne non ce ne sono presenti sull'isola. Bene, proseguiamo e intanto chiacchieriamo un po' come al solito. Guardate che bel verde intorno a noi, tutti questi sono pini, pino canario. Ci siamo fermati un attimo per dirvi due cose. Intanto mi sono messo il cappuccio perché c'è un po' di vento e inizia a fare un po' più freschetto. Il sentiero è facile, molto facile, difficoltà dato a tutti, è circolare ed è corto, circa 5 km e mezzo, quindi si può percorrere in circa 2 ore, 2 ore e mezza, andando molto piano, anche meno. E ci troviamo, come dicevo prima, partendo da circa 1900 metri, la base della montagna, fino ad arrivare a, mi sembra, 2164 metri, se non sbaglio. Ora proseguiamo. Questo è l'albero che caratterizza appunto le isole Canarie. L'altezza media, volevo dire, è tra i 15 e i 25 metri, ma qua a Tenerife si trovano anche dei pini che raggiungono i 50 e passa metri. Quindi noi al momento stiamo percorrendo il sentiero numero 13, come vi dicevo prima. C'è un'area che pela. Bene, direi che il video può concludersi qua. Pensate che il pino canario è considerato uno degli alberi più verdi, dove sono avvenuti degli incendi, si trova addirittura magari la corteccia bruciata, ma il pino risulta verde in cima con gli aghi ancora in perfetto stato. Al sentiero comunque ci si arriva tranquillamente con la macchina, purtroppo non con l'autobus perché non sono presenti linee della guagua. A sud dell'isola si arriva facilmente imboccando la strada verso Cio e Ghia de Isora. In 30 minuti, 40 di macchina si è qua dal punto di partenza per la montagna, o meglio per il vulcano. Sullo sfondo abbiamo sempre il nostro Teide laggiù in fondo, pieno di rocce laviche, rocce vulcaniche, perché siamo sempre nel territorio del Teide, nella zona del Parco Nazionale, e come vedete infatti si vedono solo e solamente i pini. C'è della resina, sì. Mi sa che oggi non incontreremo cani qua, mi sa. Mai dire mai, giusto? Questo è il nostro primo percorso qui alla montagna Samara. Sarà anche per noi una sorpresa quello che vedremo. Da notare il mio outfit verde fluo, adatto a tutte le occasioni. Se volete consigli su come prepararvi per queste avventure all'aria aperta, non chiedete a me perché non penso sia adatto. Faccio vedere dove siamo partiti con la macchina. Più o meno questo punto qua, comunque qua ci sono le macchine e lì si trova il Samara Viewpoint, dove appunto c'è un parcheggio di circa 15 auto e da lì poi puoi partire per appunto iniziare il percorso. Ora, siccome me l'avete chiesto in tanti, manderemo Jessica fino in cima sul pino per ascoltare bene il paesaggio dall'alto. Col cappellino. Qui ci troviamo anche vicino alla zona della montagna Cañadas. Comunque, da dove ci troviamo noi si può ammirare sempre il Teide, il Pico Viejo e tutte le altre varie montagne, vulcani, insomma, di cui alcuni non ricordo il nome. Guardate le nuvole come sono basse qui. Sta bene adesso, non c'è più quel vento fastidioso di prima. Questa è un esempio di pietra lavica. Sì, pesano veramente poco queste rocce, ma se la dà in testa vediamo che... Ci stiamo allenando intanto noi per un sentiero, una camminata che faremo molto probabilmente quest'estate.
però non qui sull'isola di Tenerife. Portatevi sempre delle scarpe adeguate però per fare questi sentieri, che è meglio. Qua c'è qualcuno che si è accampato. Comunque c'è una pace incredibile. E poi ci sono io, che non sopporto per niente il vento. Ora ci avviciniamo, fai vedere là in fondo, verso le porte del paradiso. Ecco, ora siamo appena scesi da questa montagna che vedete qua, concluderemo noi la camminata giù qua a destra, verso poi la strada. Io vi ricordo sempre, se volete, di lasciare un bel commento sotto al video, che a me fa piacere, li leggo tutti molto volentieri e rispondo. Se conoscete questo sentiero, chi è venuto qua a Tenerife lo conosce, l'ha già fatto, insomma, che dica la sua. Guardate qua, si vede come la strada sembra che finisca e vada direttamente in cielo, bellissimo. Che forza, no, però si è calmato il vento per fortuna, infatti fa quasi caldo. Comunque il circuito si può fare sia in un senso che in un altro, quindi è perché è circolare, come vi dicevo. Siamo arrivati da qua, dove è scritto Cuevas Negras, adesso andiamo dove siamo partiti, Mirador, e anche di qua comunque si vede, c'è il cartello 2,8 km al Pico Viejo e alle narici del Teide, e al Teide. Vedete tutto il circuito qua della mappa, la linea rossa. Ok, siamo giunti dove eravamo partiti, vedete di lì dai due cartelli, noi abbiamo la macchina lì sopra, come vi dicevo prima, dove c'è il punto, il Mirador, il viewpoint. Io consiglio questo percorso a chi è amante della natura, comunque chi vuole rilassarsi, anche chi viene qua per pochi giorni. Ci sono questi percorsi nel verde, dove ammiri un paesaggio unico, a parer mio, che si trova comunque solo qui. Quindi è consigliatissimo per chi è amante di queste cose. Il video anche oggi termina qui. Scusate, sono un po' rauco. Io vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto questo video. Grazie per essere arrivati a questo punto. Condividete, commentate come sempre. E iscrivetevi al canale, che stiamo salendo sempre di più. Siamo quasi a 100. Sono davvero contento, quindi vi ringrazio davvero. E niente, dalla montagna Samara del Teide, io vi saluto e ci vediamo alla prossima qua sul posto a Tenerife. Hasta luego!